dalla sfida vinta dal Montorio nettamente anche se un po' di sofferenza c'è stata perché il torn in parte poi si era rifatto solto, eh, però gara che è terminata 3 a 2 Gustavo, in Serie D andiamo velocemente a vedere assieme i risultati che sono maturati in questa eh, domenica, il primo derby abruzzese è terminato 1 a 1 tra Avezzana e Vastese Chieti, Cinzia e Albalonga 1 a 1 Notaresco, Montegiorgio 0 a 0 Nuova Florida, San Benedettese 1 a 0 Pineto, Vigor, Senigallia 3 a 0 Porto d'Ascoli, Fano 2 a 0 Roma City, Termoli 2 a 1, Tolentino, Vasto Girardi 1 a 2, Trastevere, Matese 3 a 2, Matese che tra l'altro stava vincendo 2 a 0. Andiamo a vedere velocemente la classifica, poi commenteremo. Assieme Porto d'Ascoli sorprendentemente in vetta con 11 punti, 3 squadre a 10 tra Stevere, Vasto Girardi ed Avezzano, 8 per Pineto, Tolentino e Fano, San Benedettese, Vigor Senigallia, Cinzia Albalonga, Chieti, Nuova Florida 7 punti, Vastese Notaresco 6, Montegiorgio Roma City 4, Termoli e Matese 1. Lasciamo la classifica, ti sorprende Gustavo la vetta del Porto d'Ascoli che ha battuto... Tra le altre cose un fano che è tra le favorite per vincere il campionato. No, non mi ha sorpreso anche perché sono due, forse barra tre stagioni che il Porto d'Ascuri sta andando molto molto bene. Società tranquilla, cosa che non si può dire a 200 metri, perché hanno ricominciato il ribaltone. parlo sì, della esonerato e Alfonso. hanno preso dal campo basso Fabio Prosperi. Esatto. Che la stampa già aveva annunciato ieri, ma l'ufficio stampa ha detto che non era vero, e poi stasera è sì è vero. Quindi non dimenticate che l'anno scorso venne Micozzi a salvare la Samba il sindaco di Amatrice ma durò due ore perché gli dissero Sticione torna a coltivare le pecore a pace le pecore a Amatrice perché lui aveva detto qualcosa facendo capire che era dell'Asco, il tifoso dell'Asco quindi è una società che non trova tranquillità l'avevamo detto, quando comincia a esonerare dopo 4-3 giornate, cinque giornate all'allenatore, vuol dire che non c'è quella tranquillità, quella programmazione giusta che va fatta in ogni campionato, onore a Mauro che è riuscito a vincere <ride> questa a via di dirlo abbiamo evocato lo spettro, finalmente Mephisto come il personaggio che fa la guerra a Tex Will e ha vinto questa, questa partita, quindi ritento scherzato, lo trovo al terzo posto in coabitazione con 8 punti, speriamo che sia l'inizio di una cavalcata, adesso vediamo la Sam e cosa accadrà, avevo già detto che c'erano problemi al notaresco, che, che se ne legge in giro, eh, notaresco Monte Giorgio 0 0, ripeto quello che mi ha detto un dirigente che dovrà stringere i denti fino a Natale perché la situazione non è per niente tranquilla. È stata rifondata, come tutte sì. le rifondazioni portano problemi di ogni tipo di natura, però i fasti passati. Sono, appartengono al passato e aumentano la recriminazione perché si è ripartito praticamente da zero e questo Avezzano, primo derby 1-1 tra l'Avezzano e Vastese andiamo a vedere subito le immagini poi coinvolgeremo anche il direttore sportivo Piernera per quanto riguarda la Serie D e velocemente approderemo anche in, eh, nei campionati ovviamente di promozione dando uno sguardo ai risultati eh, per quanto riguarda i gironi B e, eh, anzi A e C perché il B l'abbiamo la già sviscerato con Dorotea Mazzetta. Andiamo a vedere il primo derby appunto abruzzese in Serie D, Avezzano-Vastese 1-1. Finisce in parità il derby tra Avezzano e Vastese. Succede tutto nella ripresa. Marzicani avanti con il gran gol di Lorenzo Bianciardi, pari Aragonese con il colpo di testa vincente di Simone Greselin. Avezzano parte per confermare il primato in solitaria dopo le tre vittorie consecutive. Squadra che vince, non si cambia. Scorsini conferma l'11 vittorioso con Montegiorgio, Roma City e Cinzia Albalonga. 3-5-2 completato dagli ex di turno da Santo Sebaglie. Schieramento a specchio per i Vastesi con Ferazzoli. Che conferma Di Nardo e Ricciardo in attacco e Greselin con compiti di incursore. Le due squadre giocano a viso aperto sin dai primi minuti. Il primo spunto degno di nota è di Bittaglie, ma del giudice se la cava in due tempi. Al decimo alza il pressing Lavastese. Greselin soffia il pallone a filosa. Coco si fa trovare pronto sulla conclusione del numero 10. Dopo una fase di stanca, alla metà del tempo torna a farsi vedere l'Avezzano. Ancora con l'iniziativa di Bittaglia. il pallone arriva poi sui piedi di Bianciardi che spara in curva. La replica della Vastese passa. Passa per i piedi di Di Nardo. Buono spunto del 9, non assistito nella circostanza dei compagni di reparto, e sventa l'occasione la difesa biancoverde. Al 33esimo, altra iniziativa di Bianciardi che raccoglie di testa il traversone di Zanon, impresa facile del giudice. Cinque giri di lancetta e Marzicani vanno a centimetri dal vantaggio, con la combinazione tra Sisse e e il bolide del numero 10 che sfiora il montante alla destra di del giudice. All'intervallo Ferazzoli cambia Sansone e Maiorano per Bracai e Favo, e i suoi approcciano la ripresa impresa con un piglio più propositivo. 20 secondi e Di Nardo impegna Coco che si distende e blocca la sfera. Scorsini replica con Casolla al posto di Bitaille, ma il pallino del gioco è ancora tra le mani degli aragonesi che impensieriscono ancora la porta di Coco con la conclusione a botta sicura di Greselin. Nel momento migliore degli ospiti arriva però il vantaggio dell'Avezzano. Zanon vede un corridoio per Bianciardi che fa partire un bolide mancino che si insacca sotto l'incrocio. Nulla da fare per del Giudice, Avezzano in vantaggio. I vastesi accusano il colpo e Marzicani legittimano il vantaggio, prima con la conclusione fuori misura di Sisse, poi con la ripartenza che Dos Santos spreca malamente non riuscendo a servire il solissimo Casolla. La dura legge del gol colpisce i biancoverdi che al 35 subiscono il pari. Busetto pennella su punizione per la girata di Greselin che beffa poco e fa 1-1. Avezzano però non demorde e va vicino al nuovo vantaggio tre minuti dopo con il tentativo di Casolla bloccato da Del Giudice. Il portiere aragonese è provvidenziale nel secondo minuto di recupero quando si immola sulla conclusione. Conclusione del neentrato Carrotta finisce in parità. Lavezzano perde il primato in classifica, ma conquista il quarto risultato utile di fila. Buon punto anche per la Vastese che dà continuità al successo contro il Roma City. Io ho fatto i complimenti alla mia squadra per la prestazione che hanno sciorinato oggi contro una grande squadra, contro una squadra da un valore tecnico individuale altissimo. Sapevamo benissimo che se avessimo commesso mezzo errore contro le bocche di fuoco della vastese ci poteva costare caro. Siamo stati perfetti per 70 minuti. È chiaro che contro una grande squadra, se crei come quello che abbiamo creato noi, e non chiudi la partita, è chiaro che la partita soprattutto in Serie D, soprattutto con squadre così forti è sempre in gioco. Quindi io non ho niente da imputare ai ragazzi. Ehm, sono un allenatore, quindi giudico la prestazione, la prestazione c'è stata, la prestazione... È stata importante, ripeto, c'è sempre una squadra forte di contro, era un derby atteso, è chiaro che c'è rammarico per come è finita, soprattutto anche perché nei minuti di recupero abbiamo avuto due grandissime, ulteriori grandi palle per andare. A vincere la gara, quindi non posso imputare niente alla mia squadra. È chiaro che c'erano due grandi squadre in campo, è uscito fuori un pari che archiviamo senza nessun problema. Quarto risultato utile consecutivo. Noi stiamo facendo un percorso. Eh, non ho mai guardato la classifica, non abbiamo e non ho mai illuso né me stesso né nessuno. È chiaro che. Eh, per mantenere, per arrivare prima possibile alla salvezza, c'è da fare un percorso di continuità. Questa continuità c'è perché dopo tre vittorie ci poteva stare un pari. È chiaro che abbiamo fatto del tutto per vincerla, però c'era anche un avversario. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino la, 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 la loro forza fisica e la loro brillantezza perché, avendo giocato sabato, erano un pochino più freschi di noi. Nel secondo tempo abbiamo preso meglio le misure, abbiamo, avuto qualche, abbiamo fatto qualche correttivo e la partita era in equilibrio, non c'erano state grandi occasioni perché tutte e due le squadre hanno creato qualche presupposto ma conclusioni a rete non ce ne sono state. Nel momento in cui la ha trovato il gol i ragazzi sono stati bravissimi a, a, a non perdere la calma, a continuare a giocare come stavano facendo e credo che il pari alla fine ci possa stare un, pare, un pareggio meritato e che le squadre che, per quello che, che è successo in campo um, sia risultato giusto. Eccoci qua, torniamo in studio in diretta. Eh, direttore, abbiamo visto i riflessi firmati di questa eh, partita, le dichiarazioni dei due allenatori, un avezzano che eh, insomma ogni anno cerca di far bene, ricordiamo arriva dall'eccellenza, ha vinto meritatamente il campionato, però in Serie D insomma c'è il presidente Paris che punta spesso ad avere squadre di vertice, però due anni fa arrivò addirittura in una retrocessione, quest'anno potrebbe essere l'anno buono? Beh diciamo che Avezzano anche dopo tutta un'estate travagliata, torti sì, torti no, poi è arrivato Le Sonero, poi hanno trovato questo allenatore che veniva... Mh, dal, da esperienze in territorio laziale, quindi semi sconosciuto, sembrava un po' come dire: no, poche idee. E poi invece alla fine si trova secondo in classifica a un punto dal Porto d'Ascoli. Uh, ha vinto già tre partite, ne ha pareggiata una la Stessa poi, se guardiamo anche i riflessi filmati, sono sempre ottime prestazioni. Quindi sì. anche lì, è stata anche il 2-0 che ha sbagliato. Poi Dos Santos, Sì, lì. anche lì, diciamo che quindi il buon. <ride> Avvocato Paris, qualcosa di buono anche quest'anno ha costruito. Poi per vincere, sinceramente, il camminato è per iniziato, la stagione è lunga. Sarà, alla fine sì, i conti si faranno sempre verso febbraio-marzo. Prosperi sulla panchina della San Menetese. Prosperi, che eh, ha allenato la vasto, il Vasto Girardi, io ho avuto modo di vedere in passato, soprattutto in una sfida a Recanati, Recanatese-Vasto Girardi, con un'ottima prestazione al Vasto Girardi. È un allenatore che, oltre a saper leggere la partita e cambiare modulo in corso, in corso d'opera, eh, insomma, sta facendo bene. Ha sempre fatto bene. Sicuramente poi può essere la spinta in più per la Samba, per questo ambiente. La Piazza di San Benedetto è sempre una piazza molto difficile, molto seguita, e tifos, tifoseria, eh, pronti alla contestazione con, con il presidente. Una piazza che se comincia a vincere partite su partite poi è, diciamo, è come un'onda un inarrestabile. La Samba resta la favorita? La Samba, Secondo me la sembra favorita. Allora, poco fa eh, Gustavo Bruno parlava del, del Pineto, no? questa prima vittoria, anzi, questa vittoria eh, convincente del Pineto contro la neopromossa Vigor del Senigallia 3-0 a Maolo, che dunque può brindare in casa. Andiamo a vedere il servizio. E vittoria è stata. Con un rotondo 3-0 il Pineto regola la vigor Senigaglia mettendo in mostra tutto il proprio potenziale offensivo e regalando ai suoi tifosi la miglior partita dall'inizio del campionato. Nel 3-5-2 Amaolo recupera di Filippo e Ceccacci in difesa, conferma Traini a centrocampo, mentre la coppia d'attacco iniziale è Maio Allegretti. Risponde con un offensivo 4-3-3 Clementi che si affida al capitano Dennis Pesaresi, punta centrale del tridente, completato da Cariota e Mancini. Prima del fischio d'inizio, momento di solidarietà dei tifosi pinetesi che mostrano uno striscione a sostegno della Vigor e della città di Senigallia fortemente colpita dall'alluvione delle scorse settimane. Ma in campo si fa sul serio e il primo acuto c'è già al sesto minuto. Cross di Della Quercia per Allegretti che ha cerchiato riesce con un pregevole colpo di tacco a liberare Maio. La conclusione però è centrale e Roberto può bloccare a terra. Ancora l'ex notaresco Maio al ventottesimo servito al bacio da Allegretti avrebbe il pertugio giusto ma si porta la palla troppo sull'esterno e conclude al lato. Il Pineto spinge e concretizza il micidiale 1-2 nel giro di due minuti. Al 36esimo della quercia mette in mezzo un insidioso tiro cross respinta con un pizzico di indecisione dell'estremo marchigiano ne approfitta Allegretti che concretizza con freddezza un rigore in movimento. Neppure il tempo di riprendersi per la Vigor che il Pineto affonda il colpo con Francesco Maio che alla 37 riceve palla dalle retrovie e a tu per tucco Roberto lo fretta per il 2 a 0. Trova a rialzare la testa quindi la Vigor al 39 con l'abordata di Mori, ma Mercorelli c'è e respinge, poi i marchigiani spediscono fuori Bersaglio. Ancora ospiti insidiosi nel tentativo di recuperare al 45esimo, ma sul cross tagliato nessuno degli avanti ospiti riesce ad arrivare e nel finale al 46esimo ci vuole il miglior Roberto che con una gran parata su Domizi evita ai suoi un passivo ancora più pesante in avvio di ripresa più aggressiva la Vigor prova a recuperare mentre il Pineto cerca di gestire il doppio vantaggio al quattordicesimo che Riota avanza sulla destra entra in area controllato da Nonni converge ma Mercorelli esce in presa alta senza problemi passano due minuti e il neoentrato entrato Perry va alla conclusione dal limite ma anche in questo caso il rasoterra è debole e l'estremo bianca-azzurro può bloccare al ventesimo ancora Perry riceve palle in avanti e viene fermato da Ceccacci che però ha la peggio e resta a terra ma dopo qualche istante il difensore biancazzurro riesce a rientrare. Ma nonostante i tentativi di una Vigor non nella versione migliore oggi, l'occasione più pericolosa è il lampo di Allegretti al 24 che con una sforbiciata impegna Roberto, bravo, a neutralizzare prima di lasciare il posto a Angiambè. E proprio Angiambè al 29 appena entrato si fa subito decisivo. Il numero 11 vede l'estremo marchigiano fuori dai pali e dalla distanza fa partire la gran bordata che si intacca alle spalle di Roberto e che vale. Il il 3 a 0. Gli schemi saltano la squadra di Amaolo, gioca sul velluto e poco istanti più tardi al 31 il Pineto potrebbe addirittura calare il poker con Giambè che taglia per Maio sul palo lontano ma al numero 9 non riesce l'aggancio e in pieno recupero al 46esimo proprio un Giambè servito in velocità da Minincleri fallisce incredibilmente l'appuntamento con il poker. Al triplice fischio il Pineto può festeggiare il ritorno ad una vittoria importantissima per punti e morale con una prestazione convincente che mostra una squadra in crescita, non la miglior Vigor senigaglia quella vista oggi al Mariani Pavone che incappa in una sconfitta che ne interrompe la striscia positiva di fronte al miglior Pineto della nuova stagione. Gustavo Giambè protagonista nel bene e nel male perché sì. ha realizzato il 3-0 ma ha anche sbagliato un paio di situazioni facili. Gol mancato. Eh. In Sprecato caso, in questo caso, eh, eh. Eh, voglio dire, forse per la foga di, vo di voler arrotondare il bottino, però l'ultima frase è emblematica nel servizio, il miglior pineto nei primi cinque gare, quindi vuol dire che fino adesso abbiamo visto la brutta copia del pineto, spero che sia il momento clou della ripartenza eh, per un campionato che eh, lo potrebbe vedere come protagonista. Ovviamente sono d'accordo con chi dice che la SAMB è la favorita alla vittoria finale, ma c'è un ambiente che è un vulcano in continua eruzione, l'allenamento, i giornalisti che vogliono fare la formazione, l'allenatore che viene pressato. Non è facile fare l'allenatore a San Benedetto dove c'è sete di calcio perché hanno un arretrato di voglia di fare calcio a certi livelli però ci vuole uno stomaco di ferro perché ti rendono la vita impossibile. Io ho assistito a delle conferenze stampa, c'è cioè 30-40 giornalisti che ti prestano solo sì, domande, sì, sui campi. hanno modo di assistere sì, anche. È questo. una cosa che, cioè, se lì non hai uno staff che ti sta dietro, ti scoppia le vette, ti scoppia il cuore, perché non reggi a quell'atmosfera. L'atmosfera è completamente diversa a Porto d'Aspio, dove aspetta, fra che te serve? E quello è il calcio che alla fine premia perché non c'è lo stress, non c'è la forza di vincere a tutti i costi. Insomma, questa è la continua differenza. E poi bisogna anche sdrammatizzare perché io ricordo negli anni D'oro quando c'era un'intervista e chiedevano a Nereo Rocco, mitico allenatore, mattina faceva il macellaio, pomeriggio. Allenatore. Allora, mister, che vinca il migliore, lui si alzava il bavoro del cappotto e diceva, speriamo di no, <ride> frasi storiche Ricordiamo. che hanno fatto il calcio di una volta. Era l'era di Nereo Rocco e di Elenio Herrera. Era. Oppure oggi Mara. questi meccanismi 5, 5, 4, cosa che io odio, che chiesero a, a, a Rocco, uh, mister, come si gioca domenica? Cudicini fra i pali e tutti gli altri davanti. <ride> Capito? Voglio dire: adesso c'è una fissazione nel modulo, qualcosa. Io dico che prima bisogna vincere le partite, poi puoi pensare ai moduli, cambiare il modulo in corso. Quello che stiamo vedendo in Serie A è qualcosa di, di allucinante. Le squadre che sono costate migliaia di euro e stanno a naspando. Poi ritorniamo al discorso. Di... Stiamo al discorso dell'Udinese, dove vedi un modesto allenatore criticato a Pescara perché faceva troppi allenamenti a Pescara ha ah, stato Sarri, ha tutti i migliori allenatori di oggi che stanno in Serie A, hanno avuto il viatico di Pescara, bastonati a Pescara, solo noi sono arrivati. Ricordiamo che a Pescara c'è stato anche Stroppa che poi ha vinto il campionato bra, con il Monza bra, bra, non solo bra. con il Monza, poi Stroppa purtroppo probabilmente ha qualche limite in Serie A e è accaduto quello che è accaduto con il Monza. No, poi ci sono quelle storie vere o verosimili in cui vedi il vecchietto di Arcole, 85-86 anni fuori classico, che, no? che dice... Eh, mi tocca tornare in campo, ho preso Palladino lo farò sì. diventare il nuovo Sacchi farò io la formazione, oh ha vinto pure domenica sì, sì. Eh. contro la, 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 la Sabonone che ha isolato, isolato ricordiamo, ma non più, più non che... Che... però voglio dire, vedi è stata presa come una battuta, però è arrivato lui tre vittorie fa. è vero, è vero allora, eh, andiamo a vedere invece lo 0-0 del Notaresco contro il Montegiorgio. Notaresco che continua a muovere la classifica, ma situazione non facile eh, a Notaresco. E ricordiamo Tiziano Di Padre è ancora squalificato dopo l'episodio di una settimana fa. Un punto per proseguire il cammino verso la salvezza. Il Notaresco impatta 0-0, ma conti fatti complici le assenze, le occasioni create e il Montegiorgio probabilmente a recriminare un filo di più. Il tutto all'interno di 94 minuti, scialbi con poco ritmo ed emozioni davvero con l'anternino. Un notaresco con la formazione pressoché annunciata la vigilia ha fatto salvo l'impiego di Babai dal primo minuto con Grauberg che parte dalla panchina e Coscia in mezzo insieme a Bruno e Gelsi. 5 invece i cambi per De Angelis, Albanesi non c'è, c'è invece Tenkorang... E Antichi prende il posto di Perpepai al centro di un attacco che vede Pampano fuori per squalifica. Primo e unico sussulto della frazione d'apertura al settimo. Morganti serve Tenkorang che si incune in area e col diagonale impegna un attento Shiba pronto nella respinta. Il resto... È solo controllo e qualche errore in fase di impostazione in casa notaresco che certo non agevola una manovra farragginosa. De Patre ridisegna la sua squadra negli spogliatoi fuori Coscia, Babai e Pulsoni dentro Grauberg, Sadai e Campestre, dall'altra parte ingressi per Permevai e Rango. Secondo tempo, un filo, solo un filo più emozionante del primo ma bastava Davvero poco, Manari col tiro cross impegna Forconesi ma mai Come fa Perini al 64 quando De Angelis da corner lo pesca in area di rigore Ma Shiba si traveste da Superman e alza in corner un pallone destinato in fondo al sacco non sarà l'ultima volta nella quale sarà chiamato in causa. Grauberg dalla parte opposta si distende, ma manca lo specchio della porta. Mentre è Monza a scaldare i guantoni di Sciva in un finale. Nel quale il neo-entrato Forcini, minuto 90, prova un destro velleitario che fa calare il Sibare su una partita che, spartizione della posta a parte, non sarà tra quelle indimenticabili. Direttore, l'obiettivo del Notaresco comunque resta la salvezza, eh, perché viene da un periodo non facile. Ricordiamo che si era parlato della cessione del titolo al Giulianova, poi eh, la conferma insomma, del Notaresco. Andrea Natali, il eh, direttore generale, ha mh, appunto a Notaresco. Insomma, questa è la situazione che sta vivendo questa, questa realtà. Dovranno essere bravi a reggere. Cercando di trovare risorse a dicembre per provare a cercare di, di rinforzare un po' la squadra. Il campionato di Serie D, questo girone qui, è abbastanza livellato verso l'alto. Puoi perdere e puoi vincere con tutti. I risultati lo stanno dimostrando. Porto d'Ascoli oggi in testa alla classifica può essere una sorpresa, però dà il senso della situazione quando c'è una programmazione, non c'è la voglia, la, la necessità di dover vincere, non c'è una piazza che ti pressa e quindi riuscendo a programmare nel corso loro sono andati in Serie D se non ero, se non ero due anni fa per la prima volta e oggi con una programmazione evidentemente... Se questo è il secondo presa. campionato che disputa in Serie D il Porto d'Ascoli? Non è più, non è una sorpresa, diciamo che quando poi riesci a stare due, tre, quattro anni nella stessa categoria diventi padrone di quella categoria notaresco tutte le vicissitudini che sono state quest'estate adesso purtroppo dovrò fare e sarà un campionato duro allora abbiamo ancora qualche minuto due o tre minuti prima di andare in pubblicità volevo esaurire eh, velocemente il, lasciamo il Chieti sorvoliamo il, sul servizio del Chiedi. Gustavo, si parlava appunto: tu avevi aperto questa parentesi sul notaresco, no? queste difficoltà, queste situazioni un po' particolari. Bisognerà arrivare a dicembre. Ricordiamo poi a novembre c'è la riapertura delle liste di eh, trasferimento, primi di dicembre, insomma, quindi un organico, una squadra che deve essere potenziata in qualche maniera. Potenziata o rifondata, dipende dai punti di vista perché. Quando il direttore eh, mi dice che eh, dobbiamo cercare cioè, di arrivare a Natale vuol dire che siamo veramente eh, prossimi alla canna del gas, con quello che costa anche il gas, ed, è, ed, è, ed era prevedibile che accadesse perché è stata un'estate calda quasi come quella che abbiamo sopportato noi a termo, fusione, trasferimento, eh, il termo, no, non, non, non si fa l'abbinamento col termo, ripartiamo da soli, quindi alla fine è stato fatto tutto all'ultimo minuto e poi questi sono i risultati. Per fortuna hanno un allenatore di carattere che è del posto, quindi è un sanguigno, però non è che puoi fare le nostre con i funghi, insomma è, è un campionato duro, qui se vai a vedere le squadre è tutta gente che, fa che viene dalla serie C o dalla C2 di una volta, quindi eh, bisogna saper operare e sperare che si tratti veramente di una campagna di rafforzamento e non di affossamento, perché io poi sui mercati di cosiddetti di riparazione mi fido sempre poco, perché chi non ha trovato la scuola adesso vuol dire che c'è qualche problemino di troppo o caratteral car caratteralmente o fisico, per cui bisogna veramente procedere eh, con i piedi di piombo in un campionato dove le sorprese non, eh, non mancano. Certamente sei punti sono a bassa classifica è un punteggio che fa suonare già il campanello dall'albic, poi ti adagi sul fondo, è durissima, è durissima, sotto tutti i punti di vista. Ripartire, risalire, risalire poi diventa sempre più complicato, a me sorprende... <coughs> In, per certi aspetti la sconfitta del Fano contro il Porto d'Ascoli, abbiamo detto insomma, che è la vera sorpresa il Porto d'Ascoli finora, però il Fano di Mosconi che è stato costruito quantomeno per giocarsela fino alla fine per il salto di qualità per la Medette, con la Samenettese, proprio Sammenettese e Fano sono attardate rispetto a tutte le altre. Dicevamo in apertura di questa trasmissione che ci piacerebbe finalmente vedere un abruzzese lottare fino in fondo per centrare la promozione in Serie C è un qualcosa che manca ormai da diverso tempo, da diversi anni. L'interregno delle Marchigiane è stato interrotto qualche anno fa, due anni fa, dal Campobasso. Poi sappiamo tutti, direttore, le vicende del Campobasso che oggi gioca in eccellenza e se la sta battendo con l'isernia per cercare di tornare in serie D. Davvero il calcio è strano. Eh. Qualcuno diceva che gli sforzi si pagano. Purtroppo eh, su campionati così livellati, mh, se imbrocchi a fare una buona squadra un campionato di serie D, riesci anche a fare il salto in serie C. Però eh, diciamo che non sono poche quelle squadre che una volta vinto il campionato di serie D rinunciano all'iscrizione in Serie C, che poi cominciamo ad essere in, in ambiti professionistici. Eh, cominciamo a gestire società con SRL e il passo dal dilettantismo mm. al professionismo è un passo importante, poi sono le scadenze, IRPEF, il sì. eh, costo del lavoro. Fideuscioni diciamo, insomma. Comunque... Bisogna cominciare a strutturare delle società importanti e non è una passeggiata. Uh, lei ha detto investimenti, eccetera, eh, costruzione di squadre per vincere. Tra poco parleremo anche del Montorio. Quindi andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo e subito dopo inizieremo ad entrare nel campionato di promozione, in modo particolare il Girone A e vedremo anche i risultati del Girone C. Eccoci qua, torniamo in diretta velocemente, adesso chiedo a Pietro Baldassarre in regia di vedere subito il quadro dei risultati della classifica del girone C del campionato di promozione, perché poi mi voglio concentrare un po' di più sul girone A. Allora questi i risultati, Bucchianico a testa 0-0, Francavilla-San Salvo 0-2, Miglianico-Bagicalupo-Vastomarina 1-1, San Vito 83-Casalbordino 1-1 Sporting Altino-Casolana 1-0, Val di Sangro-San Giovanni Teatino 0-3, Virtus Cupello-Villa 2015 5-0. Qui ci sono due retrocesse dall'eccellenza che sono il Bagicalupo-Vastomarina e il Virtus Cupello la, la esatto, il Villa 2015, anche. E poi la classifica. Qui non ci sono squadre. A punteggio pieno, ci sono tre. In vetta, Virtus Cupello, Casalbordino e San Salvo a 7, a 5 troviamo San Giovanni Teatino, A Tessa e Bagigalupo Vastomarina, a 4 Villa 2015 Francavilla Sporting Altino, a 3 il, la formazione della Casolana, poi Bucchianico 2, un punto per Miglianico e San Vito 83, chiude la classifica Val di Sangro a quota 0. Dunque deve ancora cancellare. ci sono delle ottime cantine vinicole, E conosciamo bene quelle zone eh, perché. Eh, eh, manca cerchio in qualche maniera sì, perché però... lì anche c'è una bella realtà. Invece, il girone che più ci interessa è il girone A, il girone B, ovviamente è stato già affrontato in precedenza. Andiamo a vedere i risultati. Anche qui, insomma, è una bella sfida. Tra Sacco, Pucetta 1 a 1, Tagliacozzo, San Gregorio 0 a 1, Amiternina Atria 0 a 0. Il primo punto per l'Atria. Celano, San Benedetto, Venere 0 a 1, Montori 88, Torni in parte 3 2, Pizzoli, Real Guardia Romano 1 a 0, Scafa Cordone, Luco 1 a 0. Non sono mancate le sorprese in questa giornata. Dopo. Tre giornate comandano Montorio 88, Pizzoli e San Gregorio a quota 9 a Punteggio Pieno, 7 per San Benedetto Venere, a sei punti il Celano e la Scafa Passo Cordone, quattro punti per Pucetta Miternina, tre punti per Real Guardia Romano, due punti per Trasacco, uno per Latria, cancellato lo zero proprio nell'ultimo turno di campionato. Luco torna in parte, taglia Cozzo a quota 0. Qui ci sono formazioni che in passato hanno eh, disputato il campionato di eccellenza. Bene. Allora, eh, affrontiamo adesso il discorso legato al Montorio 88, perché è una squadra a mio giudizio costruita per fare bene, se non addirittura vincerlo il campionato, saltando i playoff perché eh, insomma, eh, l'eccellenza, il Montorio credo che abbia il record di partecipazione al campionato di eccellenza, direttore? Allora, di record di partecipazioni dall'inizio del cammino di eccellenza c'era attualmente l'Alba Adriatica mm. con 25 presenze, ma il Montorio è quello che ha le presenze in maniera continuativa per ben 21 anni continuativamente Quindi, in eccellenza, dal 97-98 al 2018-2019, un record sì. Andiamo a vedere subito il servizio, questa vittoria sul torno in parte per 3-2. Cordiale saluto dallo stadio Giampiero Pigliacelli di Montorio al Vomano, campionato di promozione girone A. La terza giornata di andata: si sfideranno le squadre di Montorio e Torni in parte. 6 punti per la formazione giallonera, 0 per la compagine eh, aquilana. Controllo da parte del giocatore con la maglia numero 8: Miocchi. Giocatore di grande esperienza in rosa al ponte al torno in parte. Attenzione ora però all'iniziativa da parte di Matteo Paiola che dalla distanza prova la conclusione. C'è il gol con il torno in parte che va in vantaggio. Ha realizzato il numero 11 Matteo Paiola al quarto minuto del primo tempo. Si sblocca subito il match. Dunque Ridolfi e Gridelli, il pallone arriva proprio a Gridelli, il colpo di testa, la sponda. Per il numero 4 Ndoye c'è il pareggio da parte del Montorio. Di fatto, la prima occasione creata al dodicesimo e 30 secondi. Il pareggio del Montorio con Dio, Ndoye. Pallone, attenzione al colpo di testa di Mosca, che ha indirizzato in maniera perfetta il pallone. E allora, dunque, al diciottesimo il Montorio. Opera il sorpasso, Montorio 2, torna in parte 1. Il gol di Mosca. Ancora Rovo con la rimessa che arriva in area di rigore, allontana poi la conclusione da parte del giocatore con la maglia numero 8. Miocchi. Quando siamo al 37esimo come stanzione disciplinare. Ora il pallone dentro per Pollino, Pollino esce e ora c'è il cartellino giallo, il calcio di rigore. Pollino dagli 11 metri il tiro. La parata da parte di Ludovisi, pallone ora per il numero 11 Matteo Paiola. Attenzione, e poi Miocchi che perde un'occasione clamorosa, secondo tempo della gara tra Montorri 88 e torno in parte 2 a 1 a favore dei Gialloneri per il Montorio, invece per Corsonetto vittoria. Sul campo dello scafa passo cordone, mentre ora il passaggio per Ridolfi che mette a terra, mette a segno il gol, mette a terra il pallone e poi lo scarica alle spalle di Ludovisia. Avanza il torno in parte con Nemmiocchi, tiro sulla traversa da parte del numero 11 Matteo Paiola quando siamo al 22 Matteo Paiola aveva messo un interessantissimo pallone al centro dell'area di rigore Maselli appena entrato è riuscito a evitare la battuta mentre ora c'è il gol che riapre i giochi con Di Marzio il gol di Di Marzio al 24 del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Allontana Maselli, arriva adesso, allora erano 5 minuti di recupero, decretati dal direttore di gara i tre punti al Montorio, ma comunque gli applausi al torno in parte che ha giocato una partita fino all'ultimo. Rientriamo in studio, torno in parte, ultimo in classifica, però qualche grattacapo ve lo ha dato, forse perché il Montorio ha sottovalutato l'avversario, direttore? No, beh, diciamo che in queste categorie non puoi sottovalutare mai nessuno. Diciamo che anche il torno in parte a zero punti, ma poi anche nell'intervista del loro allenatore. È una squadra che da, milita da diversi anni in Eccellenza, in promozione. Tutti i ragazzi non percepiscono nessun tipo di rimborso, quindi è tutta una squadra costruita con giocatori locali del posto. E in promozione lo dimostra anche il Teramo col Mutignano, il Teramo col Pianalente come il Montorio con il torno in parte non puoi dare mai nulla per scontato, non puoi mai pensare che ci siano partite facili e poi basta una mischia, perché poi sinceramente anche il secondo tempo loro hanno provato a costruire il gioco ma di grossi pericoli non ne abbiamo corsi però poi basta un calcio d'angolo, una mischia, si riapre una partita e poi gli ultimi minuti diventano l'arrembaggio finale e poi succede di tutto, quindi i campionati di promozione Così come di eccellenza non puoi mai dar nulla per scontato, zero punti o punteggio pieno, puoi però perdere e vincere. Voi siete una delle squadre accreditate per il salto di qualità, qualche Aquilana, qualche Marsicana che può dare fastidio, però il Montorio 88 insomma, vuole tornare in eccellenza. Sì, il Montorio 88 sta cercando con tutte le proprie forze di tornare in eccellenza. Poi tra il dire e il fare eh, i campionati sono lunghi. Le, un campionato difficile perché, ambientalmente, ci sono trasferte importanti dove il calcio nella mastica ancora si vive un po' come era negli anni passati: la squadra del paese, la domenica si va al campo, sono sempre 200-300 persone come tifoseria. Che non Quello è che paranoico. dicevamo la settimana scorsa con Gustavo Bruno proprio, perché sono realtà che animano un paese, direttore. Poi in Marsica il calcio è molto seguito, se voi fate un giro sulla conca del Fucino, trovate l'ex Angizia, quindi il Lugo che è tornato in promozione, San Benedetto Venere, il Pucetta alle porte di Avezzano, eh, il Celano, in eccellenza troviamo Avezzano in Serie D, il Capistrello è... È stata anche una scuola di tanti calciatori, no? l'Angizia Luco, la Valle del Giovenco. Ma anche il Pescina, perché anche lì... Pescina, Pescina è... eh, quindi fanno squadre di carattere, con gente legata alla squadra del posto, quindi ogni domenica è una battaglia dove i valori, diciamo, i valori delle squadre scemano un po', è difficile che se sei forte riesci a dominare, quelle le partite stradominate è difficile ce lo vede anche noi il Celano con il San Benedetto Venere, San Benedetto Venere è neopromossa vince a Celano 1-0, anche se a fine partita poi pensa di insomma. Abbiamo a il, il servizio comunque. Adesso vedremo il servizio del successo del San Benedetto Venere contro il Celano, le interviste del dopogara di Montorio le vedremo poi più tardi perché voglio entrare proprio nel merito del discorso legato alle squadre marsicane e poi coinvolgere il direttore Gustavo sulla conformazione dei tre gironi di promozione, se sono troppe o se sono giusti, se si poteva fare qualcosa di diverso, insomma, perché è quello che interessa anche le realtà, le varie società, perché dovete sapere che ci sono delle spese da affrontare per ogni trasferta. Andiamo a vedere intanto il successo del San Benedetto Venere sul Celano. Notizie dal piccone: il treno per l'eccellenza potrebbe fermarsi nelle stazioni di Cellano e San Benedetto dei Marsi, avversarie nel turno numero 3 del girone A di promozione. Vicoli giallorossi con un guizzo di Ettore all'ultimo secondo, ma che squadre compatte con un SUV. 4-3 per entrambi i tecnici. Nel Cellano, Crass Pane e Panecasio sono l'epicentro del gioco. Davanti Libonatti, Bonatti, pronto a fare la guerra. Sul fronte San Benedetto, Catalli agisce da direttore d'orchestra in prima linea. Trio Ettore, Mancini, gran Megni, fischietto in bocca per assar cena di vasto. Nono, colpo intimidatorio, San Benedetto. angolo dalla destra, del vecchio De Golla, Sant'oro sente la scia della sfera che si alza sulla traversa. Minuto 17, ecco la risposta del celano. Penelrighello per il geometra di Fabio. Bassi spiega il significato della parola determinante applicata al portiere. Ventesimo, siamo dall'altra parte. Ma apre il fuoco, ma non va ritmi blandi nella ripresa. Al tredicesimo proteste San Benedetto su una palla proveniente dalla sinistra, possibile tocco di mano di un calciatore castellano. Due minuti più tardi invece sono i locali a recriminare per un fallo su Libonatti. La sfida entra in modalità risparmio energetico fino al minuto 45 quando il San Benedetto viene giù. Di Genova brucia l'erba sotto i piedi e sulla sinistra prende l'autobus. Offerta per Zazzara che sciupa così. Quarantottesimo e ultimo minuto di recupero, la punizione di Catalli trova la respinta della terza linea di casa, raccoglie di Genova il cui tiro diventa un assist per Ettore che davanti a Santoro non trema, palla in rete ed è 0-1, esplodono i tifosi giallorossi, masticano amaro mano quelli biancazzurri, al piccone passa il San Benedetto, negli spogliatoi ascoltiamo il tecnico del Celano Dario Celli e quello del San Benedetto dei Marsi Berardino di Genova. dopo il loro gol l'arbitro ha fischiato alla fine questo ci dà un po' di rammarico perché abbiamo buttato via un, a parte un punto un risultato positivo contro una squadra forte, molto interessante credo che lo 0-0 fosse il risultato più giusto perché tutti e due i portieri non hanno fatto grandi interventi, è stata una partita battagliata su un campo impossibile. Noi siamo venuti qua consapevoli che potevamo giocarcela, siamo venuti qua cercando di, di avere coraggio con le nostre idee, cercare di attaccare, poi, poi chiaramente il Celano ti costringe a, ad avere un atteggiamento. Di bilanciamento delle, delle interfasi, no? cioè, quindi fase di possesso, fase di non possesso, devi essere pronto. e Noi ci siamo allenati molto in queste cose. E è andato bene, dai, sono contentissimo. Dormi allora, rientriamo in diretta. Gustavo, abbiamo ascoltato l'allenatore. Siamo detto bene, parlare di interfasi, eccetera. Gli anni passati, il calcio cioè, sentire questi termini era qualcosa di no. mi vengono i brividi, mi vengono i brividi. Mi vengono i brividi perché io mi riallaccio a quello che diceva il direttore. Queste squadre marsicane ho avuto e ho ancora tanti amici allenatori: il primo è Torti, Torino Torti, il secondo è Piero Di Paolo, che la mattina lavorava all'ufficio anagrafe e il pomeriggio faceva l'allenatore, il terzo è la buona anima di Attardi, Guido Attardi, che aveva no? tre, tre professionisti. Quindi allenatori ai quali non piaceva parlare di modulo, voleva soltanto vedere la voglia di vincere in questi campionati e riferimento al Montorio mi piace ricordare che lì c'è un allenatore che è un fratello e un amico, Tino Cipolletti mm. con il quale ho diviso delle giornate meravigliose e già l'ho detto ha raccolto poco come allenatore, come calciatore le sue soddisfazioni le ha prese, come allenatore perché è uno che ci lavora sulla squadra, si applica solo che ha un carattere un po' fochiette, per cui quando avverte che ci sono situazioni leggermente che possono essere sfuggenti, lui non è per la, le mezze misure, se ne va, se ne va, abbandona e forse questo suo carattere lo ha, eh, lo ha eh, frenato in questo momento. Però il motore è amato, è il terzo a, ritorno. Si collega e Io perché eh, fra le, 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 i campi... Frequentati per Fisco Montori e mi mo ti verrà da dire perché, Fedora, ristorante mm -hmm. ci sono cresciuto. No, no. Ma io sono uno come Luciano il Porcellino eh. ci sono cresciuto, eh. la fabbrica di Bocconotti e eh, si vede eh. ci sono cresciuto. Quindi il, il bello è eh. arrivare con Luciano eh, il Porcellino alle ore 14. Lasciava il figlio che oggi gestisce tutto, si prendeva la macchina e si andava al campo. Non Pigliacelli, quello di prima. Fedora, come fai a scoddarti? Una volta entrai e c'era un sacco di gente, di... ma come faccio a non far mangiare a te, aspetta un momento, mi mangiare con la mamma in cucina, come fai a scordarti questo? Poi tutti insieme andammo al, al campo, dove c'era la festa della Fiat, che era di Maurizio Verzilli, che oggi fa il ristoratore, un bel ristorante che fa baccalà al centro della, della, della piazza di Montoro. Quindi sono ricordi indelebili. Il calcio era... L'ammazza caffè di una giornata. Bravo, era tutto. tutto. una festa. Una festa. Guarda eh, Gustavo, eh, io ricordo ah. uno dei derby eh, Giulianova-Teramo o Teramo-Giulianova, era il pranzo della domenica, si entrava in clima derby ovviamente già da qualche giorno, però la domenica si mangiava a mezzogiorno perché le partite erano alle 14.30 allo stadio. Ci si ritrovava al bar a Giulianova Fadini, ovviamente, per iniziare a tendere la squadra, il pullman avversario che passava, eccetera. E Stessa cosa, io ricordo a Teramo, bar dell'Olmo: se non vado errato, ci si radunava i tifosi del Teramo, si radunavano lì vicino, quindi era tutta, tutta un'altra storia quella che abbiamo vissuto. Bravo, ti racconto un episodio: quando c'era Tiberosini e i Stacchiotti, eh. noi andavamo a mangiare da Don Carlo Beccaccesi nella salottino privato. Come no? Poi a piedi facevamo tutta la lunga la così, andavamo alla distilleria di Tiberiorsini, di oh, sì. ci cioè facevamo una cosa che è l'arancio, sì, cioè, sì, e si andava al campo tranquillamente, sì. ma parlando di più del meno, quindi il derby vincendo o perdendo l'anno scorso era un qualcosa di più, perché c'era l'amicizia. Poi Don Carlo con noi si esprimeva, faceva cucinare lui, era, era lo stravedere, capito? Poi hai parlato di amicizia, ma eh, Pulitelli e Giorgini... un Pulite signore del calcio, ma in figura, Pierino, no? indimenticabile. Eh, Pulitelli e Giorgini, che in mezzo al campo se le davano perché Giorgini era un certo, terzino certo. e Pulitelli era l'attaccante, poi andavano a cena, sono stati certo. a cena assieme... Ci sono tanti aneddoti che entrambi hanno raccontato. Eh. Eh. Comunque, tornando alla calcio di promozione, eh, abbiamo ancora un servizio. 30 secondi, ti rubo questo bellissimo. Sì. Eh, Dermo Giuliano, direttore, senti che dopo ti interrogo. Mm -hmm. Ordine pubblico Mattia del Fuoco. Ah. Dal lato, eh, diciamo, popolari c'era un po' di movimento. Poi faccio i nomi, tanti sono in pensione. Allora eh, Golini, agente speciale della scuola mobile, portava il sacco con le, i fumogeni. Allora gli disse, Golini preparo, vai, disse del, del fuoco. E questo è un po' di assembramento. Golini non aveva mai usato questo attrezzo spara eh, lacrimogeni. Caricò, non prese bene la mira e il fumogeno entra in una casa privata. <ride> Successo il finimondo. Allora gli disse... Goli, mannaggia sulla madonna, che hai combinato! Dotto, ma ce l'ha usata mai l'ulcremogino qua? Devo ricaricare, fermati, fermati, fermati. E l'ordine pubblico poi lo facevo perché del fuoco faceva con le ricordo, mani in tasca l'impermeabile, mai visto col manganello, si metteva la sciarpa solo in casa, sì. ma è un signore della. Metteva la faccia, l'impermeabile. E poi si avvicinava e ecco, aveva anche eric, sputo. No, erano come no, altri tempi, no? Come lui coordinava l'ordine pubblico sia a terra che nei derby sì. a Giulianova, quindi lo ricordava. E non è successo mai male. niente. No, mai assolutamente. Niente. Quindi. A parte qualche episodio, però, dobbiamo ah, dire è. che è stato sempre nel limite. Poi erano derby. Io ricordo eh, un derby perso dal Giulianova al Comunale. Eh, I tifosi sistemati, il settore è distinti, e poi la curvetta dietro: arrendetevi, siete circondati. I tifosi del Teramo. Eh, di Gregorio Professore Gio eh, di Gregorio Proveditore eh, eh, Giorgini Professore e poi non si è capito mai perché la curva dell'Ultra del Steramo blindata come se c'era il leone, Alfadini, tutto a posto. <ride> Nel 20 km la legge sub, subiva una legge diversa, cioè, la riva il mare, lo iodio, io diciamo così, va bene. Allora abbiamo ancora qualche minuto, una decina di minuti in compagnia, <ride> volevo però coinvolgere il direttore sul discorso dei gironi di promozione, ce ne sono tre, forse sono troppi, poteva essere strutturato diversamente il campionato di promozione, magari due gironi da 16. No, diciamo che anche nel corso della presentazione dei calendari, il presidente Memmo ha, ha detto chiaramente che si tornerà verso i due gironi, Quindi, ma anche per dare eh, importanza a quello che è un campionato regionale, che è quello di promozione. E sinceramente. Oggi parliamo di 39 squadre, delle 38-42, quelle che sono su tre gironi. C'è il Termo che fa 15 e due gironi da 14. Bisognerebbe, secondo me, bisognerebbe tornare ai due gironi. Poi, come farlo? Crescerebbe anche la qualità no, delle squadre. Crescerebbe la qualità sicuramente, deve riportare in auge quella che è l'importanza del campionato di promozione a Valenza regionale sui tre gironi per riportarli a due ci sarà un bagno di sangue nelle retrocessioni purtroppo. quindi è meglio scappare subito no, per il Montorio? Il Montorio dopo 21 anni consecutivamente in eccellenza eh, anche nel corso dell'estate ripescaggio sì, ripescaggio no, avevamo presentato la domanda avevamo punti infiniti rispetto alla seconda di vantaggio però poi se non si aprono le condizioni se non ci sono la volontà era quella di di tornare quantomeno il massimo cambiamento regionale, quello di Eccellenza. Oramai il Comitato è come il governo, lì si fa tutto per le rielezioni, già si sta lavorando per il fine mandato, per cui ci sono delle, i, i voti di preferenza che influiscono e influenzano le decisioni. Quando c'era Papponetti che è stato criticato una vita intera, lui diceva: io, sono io il presidente, io decido. Avrà anche sbagliato in certe decisioni, però tutta questa cosa che sulle spinte della società si fanno tre gironi di promozione, che è un'assurdità, un'assurdità, i costi, quando avete speso? Ma in infatti casa? stavo per fare questa domanda perché loro devono milioni, viaggiare, milioni. andare nella, nella, scapa, nella viaggio alla fine dell'Europa, Scapa al cementificio, ci state mai a scafa? <ride> Ora di passaggio, eh, perché non ci sono mai stati Fermate più il per la caffè zona. a scafa, voglio dire, capito? E, e promozione, capito? Ci si arriva a 10 12, 12 milioni come se fosse uno scherzo adesso che succede? Che questi nuovi con quello che c'era prima di mem me, 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 è tutta politica, tutta politica, se tu guardi le nomine sono sì, tutte è nomine politiche. Portolano, Daniele Ortolano perché eh, Portolano ha fatto un salto. Poi anche lui però si è fatto tirare per la giacca, come sta succedendo adesso? Perché questi quando vanno alle assemblee nazionali portano i numeri io ho tre gironi, io ho due gironi, non è quello, devi vedere anche la qualità. Se c'hai tre giorni la qualità è scarsa, sì. ci stiamo a rimettere i soldi alle società, è lo spettacolo. Sì perché loro comunque devono spendere. Devi spettacolo. onorare il campionato no? Eh, direttore spendete più o meno 500-600 euro per uh, il pullman, per le trasferte? Non basta, Beh, tra, il pranzo, eh, tra il pranzo della domenica, il viaggio in pullman, poi sono tutte trasferte lunghe, eh. sono quattro trasferte in massica trasferte all'Aquila, ma lasciamo stare le trasferte a Teramo che poi sono due guardiamo mano e atria. e atria, nel senso lasciano il tempo che trovo. però non basta perché poi il pranzo della domenica sono sempre 25-26 persone, il pullman ormai ha i suoi costi e quindi non basta. Volevo fare una domanda, perché il Montorio nel girone A e non nel girone B? C'è un criterio? Beh, questi sono i criteri che ha adottato la Lega territorialità il girone dell'Aquila non compensava per farlo intero e quindi le prime sinceramente noi rispetto a Montorio e al Badriatica sono 50 km, Montorio l'Aquila ne sono 45 quindi anche territorialmente eravamo le società che potevano appoggiarsi lì poi il problema è che erano solo... Montorio Teramo ancora di meno e tra l'altro giocate nello stesso stadio e poi sì sono i eh. nostri ospiti anche se gli dobbiamo fare una tirata d'orecchie perché mi hanno riferito che nella partita in casa con Modignano no, con il piano della lente nel bar, noi abbiamo l'angolo sì. utilizzato dal bar c'è una vecchia foto di una squadra storica del Mondori. c'era una sciarpa del 92 del, sì, la gioventù giallonera che era nata nel 92 che aveva seguito il primo camion di eccellenza tutte le trasferte chiamiamolo burlone tifoso teramano. si è impossessato di questa sciarpa lo scalpo sì, hanno voluto fare lo scalpo, però sai... Eh, eh. Sono quelli che non sanno che molti calciatori del Montorio hanno indossato la maglia del Teramo e viceversa. Sì, sì, certo. noi abbiamo avuto un indescambio favoloso, eh, quando no. si, al pallone davano del tuo questi qua, eh. Però, Dico, però, voglio dire, mi voglio togliere questo sassolino, ecco, perché è un episodio un po' poco gratificante. Direttore, aggiungo un particolare, domenica al Mutignano c'erano quattro ragazze che ovviamente in tribuna hanno esultato al gol, sono state ricoperte di tante. parole che io mi sono sentito un po' in imbarazzo, ma voglio dire, no? quattro ragazzi la Bottigliano segna contro la corazzata Peramo e si può fare a meno, no? Gente anziana a certa età. Diciamo ma... che purtroppo. È un altro calcio quello che. Lo so, io... purtroppo, sarò... Gustavo. Oh... Noi non vorremmo mai commentare certi episodi. Sì, perché però è il, brutto. Eh, lo sport deve essere come dire, socializzazione, fratellanza, no. d'accordo il tifo, urlare. No, no, ma è anche giusto. Adesso sì. noi abbiamo richiesto ai massimi esponenti del Teramo, anche della Curva il ritorno di questa sciarpa perché non ci sembra Montorio e Teramo da poter avere una rivalità di, di una sciarpa che poi era una sciarpa donata da un tifoso che aveva partecipato a tutti questi trasferti, una sciarpa storica che avevamo lì. Come cimeglio e come ricordo di tanti anni Eccellenza. Allora guarda. noi facciamo l'appello, insomma, a chi ha, si è impossessato di questa sciarpa che possa restituirla al Montorio per, proprio perché rappresenta, è un simbolo eh, di, insomma, eh, di vicinanza, di attaccamento ai colori delle vespe giallo-nere. Le api. Le api. le api? Però l'ape non è giallonera, è la Vespa giallonera. Eh, ehm. ma noi ormai siamo categorizzati come le è api. Le ok. Vabbè. Allora, eh, volevo andare a vedere se è possibile il prossimo turno di campionato per quanto riguarda il girone A, quindi il girone dove... Milita il Montorio, eccolo qua, quarta giornata grazie a Pietro Baldassarre, a Miternina, Montorio 88. Questa è una trasferta dopo l'Aquila. Bisogna andare per. Sì, ha scoppito, non esatto. È una delle più lontane, anzi, forse una delle più vicine, però è un campo ostico. E come ricordavo prima sabato. La Miternina, insomma, è stata sempre una squadra. Con noi è stato un campo sempre ostico. Un anno eravamo lì lì per lottare per i playoff play di Eccellenza. E ci perdiamo proprio un campionato, una sconfitta importante. Quindi è stato un campo sempre ostico a prescindere dai valori in campo delle due squadre. Poi loro, quegli anni, sono andati anche in Serie D, sono sì, stati quattro sì. anni con Angeloni, allenatore. Esatto, che quindi. poi andò a Giulianova ad allenare, poi fu esonerato. È stato insomma. anche il nostro allenatore sì. per più di un anno e mezzo. Ad, ad, con la Miterrina comunque ha raccolto grandi soddisfazioni. Adesso tra... li voglio fare proprio un in bocca al lupo perché siamo rimasti in ottimi rapporti. È diventato la settimana scorsa il nuovo allenatore della Matrice camionate di promozione, il girone sì. Laziale. Laziale. Allora, ancora il quadro per concluderlo, grazie a Pietro Baldassare, abbiamo già detto a Miternina, Montore 88, Atria, Trasacco, Luco, Torni in parte, Pucetta, Tagliacozzo, Real Guardiamo Mano, Scafa, Passo Cordone, San Benedetto Venere, Pizzoli, San Gregorio Celano. Mi soffermo un attimo, San Gregorio Celano è una gara da seguire perché il San Gregorio ogni anno allestisce squadre competitive il Celano che punta a vincere il campionato e viene da una sconfitta glorioso club eh, certo. vedo anche San Benedetto Venere Pizzo e San Benedetto è seconda con 7 sì. punti il Pizzo li è prima con noi a punteggio pieno quindi sarà un bell'incrocio queste quattro squadre con noi anche con la ha con la Miternina sarà diciamo che già qualcosa potrebbe succedere. Sono gare molto molto interessanti, noi cercheremo di seguire con i colleghi di, a Tutto Calcio la gara Amiternina-Montorio, lo sapremo nei prossimi giorni. Grazie al direttore Gianluigi Piernera del Montorio 88, grazie a Gustavo Bruno. Grazie a voi. Noi ci ritroveremo ovviamente lunedì prossimo, grazie anche a Pietro Baldassarre in regia e ringrazio ovviamente i telespettatori che ci hanno seguito e vi auguro una buona serata, arrivederci.